Studi la batteria da anni, ma non riesci a ottenere i risultati che vorresti? Hai chiesto aiuto a qualche guru che ti ha detto: per forza non riesci, non studi abbastanza. Gne gne gne. E se invece non fosse quello il problema? E se il problema fosse invece l'inefficienza dello studio che non lo rende efficace come tu vorresti? Permettimi subito di darti 3 consigli utili per migliorare l'efficacia delle tue ore di studio e per tirare fuori la voce unica che c'è dentro di te. Consiglio numero 1. Brian Tracy dice: ciò che si può misurare, si può migliorare. Come potresti usare questo concetto per ottenere i miglioramenti desiderati? La prima cosa da fare è trovare il modo di misurare ciò che stai studiando. Ho applicato questo metodo per tantissimi anni, durante i quali io ero uno studente professionista. Un periodo durato dal 1984 al 1995. Fu un periodo molto duro. Infatti praticavo 8 ore al giorno. E sai perché? Perché un professionista che lavora, lavora 8 ore al giorno. Comunque, per tenere sotto controllo questa enorme mole di ore di studio e di argomenti che potevo affrontare, decisi di organizzarmi con un enorme quaderno ad anelli con dentro i fogli a quadretti su cui disegnavo le mie tabelle per annotare le mie velocità metronomiche in base all'esercizio che stavo studiando. Invece ora voglio svelarti un segreto. Ho cambiato sistema. Infatti ho integrato queste tabelle con dei software che ovviamente all'epoca non esistevano. Fai così: fissa una velocità iniziale in BPM che ti permette di eseguire l'esercizio che stai studiando in totale relax, senza sforzo e senza dolore. Poi fissa una velocità di arrivo, cioè un obiettivo a cui tu vuoi arrivare in un determinato lasso di tempo. Ovviamente segui un andamento di incremento di BPM che sia umanamente sostenibile, soprattutto per te e per le tue risorse psicofisiche. Usa GeoGebra, che è un software di cui fanno uso i ragazzini a scuola, e puoi usare il file che ti allego a questo video, dove io ho creato una curva di apprendimento. Adattati questa curva, perché questo software ti permette di tirare i punti e customizzarla per le tue esigenze. In fondo i software servono anche a questo. Consiglio numero 2. Migliora l'efficacia e l'efficienza delle tue ore di studio. Ora che ti sei messo in condizione di misurare i tuoi progressi, usa questo sistema che ti illustrerò per migliorare la qualità del tuo studio, perché ricordati che noi suoniamo come studiamo. Se anche tu come me sei d'accordo con questa bellissima affermazione del grande Giorgio Meyer, diventa importante studiare bene argomenti belli, cioè argomenti che ti facciano venire la pelle d'oca dall'entusiasmo. È fondamentale trovare sempre qualcosa di positivo che ti entusiasmi, qualsiasi esercizio tu stia studiando, anche i tipici e noiosi esercizi ripetitivi di meccanica. Sforzati di trovare una tua applicazione personale di quell'esercizio. Sfidati a portare al tuo insegnante almeno 3 variazioni sul tema dell'argomento che state studiando insieme. E anche, studia i grandi. Al giorno d'oggi non è difficile, anzi è molto facile. Basta che vai su YouTube e fai una ricerca. Quindi mettiti il cappello del ricercatore e muoviti. Datti da fare. Consiglio numero 3. Se hai successo, ma non sai com'è successo, allora non è successo niente. Il grande Max Roach un giorno in un'intervista disse: troverai il tuo stile il giorno che smetterai di ascoltare gli altri e comincerai ad ascoltare te stesso. Oggigiorno è molto semplice mettere in pratica questo consiglio. Infatti ti basterà un oggetto come questo, cioè una telecamera musicale. Con questo strumento potrai registrarti sia in audio che in video e potrai rivederti e riascoltarti in modo da analizzarti. Se tu lo farai altrettanto spesso di quanto lo fai con i tuoi idoli, verrai influenzato da te stesso e potrai notare ed annotare cose di cui magari non ti eri nemmeno mai accorto. Infatti saranno queste cose che definiranno le tue caratteristiche stilistiche. Potrai ascoltare, evidenziare e trascrivere i tuoi migliori patterns, i tuoi migliori fraseggi. In questo modo diventerai il tuo migliore fan e il tuo migliore maestro. Pensaci, pensaci, pensaci.